Se uno va su Google e clicca se tornassi indietro cosa cambieresti della tua vita, e a lettere pubblicitarie quasi tutti scrivono mia moglie. Certo. In questo caso nel film è il contrario, non è il marito che si è stufato della moglie, ma la moglie che si è stufata di Raul, del marito. All'inizio del film Giulia e Marco sono una coppia apparentemente molto serena, molto felice, se non che ad un certo punto questa coppia decide di separarsi. Lo vedi come sei? Perché non ti accorgi di niente? Perché pensi solo al tuo lavoro, a te stesso, io è come se non esistessi. E per una magia che solo il cinema sa fare, lui ritorna indietro nel tempo e si ritrova esattamente nel giorno in cui lui ha conosciuto tua moglie. Marco cerca di ricostruire dal passato un po' la sua vita futura. Si ritrova negli anni 90. Io quella sera, proprio qua, incontravo per la prima volta giù. Tornando indietro nel passato ha una grande occasione. Deve cercare di non rimettersi con questa ragazza che poi sposerà e che gli rovinerà la vita. Da ragazzi, a tutte e due era scattata una scintilla, pur vedendola e pur rimanendo molto affascinato, cerco di evitarla in tutti i modi. Marco fa di tutto per evitare Giulia, perché giustamente lui non vuole tornare sui suoi passi e non vuole ripercorrere gli stessi errori. Ci sediamo, ti va? Veramente io. Giulia è molto pressante, gli sta molto addosso, lo corteggia in maniera anche un po' goffa. Però diciamo che lei non demorde, ma lui è un osso duro, la fa penare. Oh, ma quelli siamo noi quando avevamo 18 anni. È il nostro ultimo anno di liceo. Ecco perché in cortile ci hanno riconosciuti. La storia del film è anche la storia di un'amicizia tra due compagni di scuola, compagni di banco addirittura. Ricky è un attore che completa Raul, Raul completa Ricky. Al di là del set si sente proprio nel film. Marco e Claudio sono amici per la pelle, come due migliori amici. Hanno condiviso sicuramente gioie e dolori, quindi hanno vissuto un po' tutta la loro vita insieme. Ma che sei scemo? Per mettere quelle cazzine un coglione dove faccio tutto nulla. Con Raul siamo amici da 20 anni ormai, quindi devo immaginare il rapporto sul set è lo stesso rapporto che abbiamo voi, il rapporto dell'amicizia è molto molto goliardico, ci piace ridere tanto, mi sembravano due ragazzini di 16 anni quando siamo insieme. Penso ho visto su internet qualcosa. Scusa, vai. Buona. Andiamo. Ciao. Finalmente. Mamma, ma come sei giovane? Non c'è una ruga, sei bellissima, sei. E te, papà? C'hai ancora tutti i capelli? Ho sempre avuto i capelli, che è sta novità. Oddio, guarda che ciuffo che c'ha, che bello, come mi sei mancato. Tornando nel passato, Marco naturalmente non solo torna a scuola, ma torna anche a casa. Si ritrova con papà e mamma e con un fratello. Ed è curioso e divertente nel film vedere Raul Bova che viene trattato da questo ragazzo molto giovane come se fosse un ragazzino. Oh, porta rispetto al fratello maggiore, eh? Dai, andiamo che ti faccio passare sti brufoli e ti faccio scordare sta ragazzina, dai. Ma perché c'ho brufoli? Sei pieno. Io come personaggio sto al gioco, però mi rendo conto, dico, ma ti rendi conto che devo subire? Inizialmente è molto divertente, poi incomincia un po' a pesarti perché dici, ma tutti quanti mi vedono come un bambino. Voi mi vedete come un ragazzino, ma io sono un uomo. Cos'è una cosa? Ti voglio più bene adesso che 20 anni fa. Meglio. Uno normale in questa casa. La famiglia Damiano è una famiglia tipica italiana, dove si ritrovano questo figlio che è praticamente dai numeri. Il mio personaggio è assolutamente preoccupato per le uscite di Marco, che pensa di trovarsi in un luogo, in un posto invece che in un altro. Neurologicamente qui è tutto a posto. Ma allora perché dice tutte queste stronzate? Dice questo, mi è impazzito il figlio all'improvviso. Vuoi tornare nel 2015? E chi ci vuole? Renato, basta dirlo, no? Io chiamo l'ambulanza. Pronto? Buongiorno, un'ambulanza. I carabinieri ho chiamato. Ma mi sa che sono meglio i carabinieri. Sì. Ci avete un'ambulanza? Torno indietro, il cambio vita è un film che secondo me nel panorama del cinema italiano di quest'anno non c'è. È una specie di ritorno al futuro comico interpretato da un gruppo di attori fantastici. Perché andare a vederlo? Perché c'è un cast eccezionale. Che fa ridere. E perché è pieno di bravi attori a parte me. Chi di noi non è voluto tornare indietro ogni tanto. Io
lo andrei a vedere soltanto anche per farmi, insomma, un po' sorprendere da quello che può essere l'idea di questo film, e anche perché poi, devo dire, nei film di Carlo Vanzina si ride sempre. È un film che riguarda tutti, quindi da vedere.